I pugni per un praticante di sport da combattimento sono una delle armi più utilizzate in assoluto e pertanto indispensabili. Quindi molto importante avere una buona preparazione nel portare questi colpi al fine di non farsi male, dato che gli impatti potrebbero portare ad infortuni, talvolta anche gravi. Oltre ad un buon condizionamento delle nocche, cosa che nel karate viene molto seguita per avere delle ossa dure, pronte agli impatti, una delle cose che molte volte viene tralasciata è l'importanza della stretta del pugno, avere una buona forza per la chiusura della mano. Per i pugili, kickboxer e thai boxer, molte volte questa cosa viene un poco trascurata, anche per il fatto che molte delle volte ci capita di utilizzare guanti grossi in allenamento, come ad esempio da 16 o 18 once, e questo va a sfalsare un po' la percezione dei nostri impatti, essendo che nel guantone, avendo una calzata larga, i pugni non si chiudono completamente. In questo video sono andato a trovare il mio carissimo senpai Luigi, che è la persona giusta per questo tipo di allenamenti, e mi sono fatto preparare da lui un paio di esercizi utili al fine di rafforzare la chiusura dei miei pugni. Perché ti chiedo questo, senpai? Qualche lavoro per le braccia? Perché tanti non tengono in considerazione l'importanza comunque della mano. Assolutamente. Che se la mano non regge, anche per chi fa pugilato, ad esempio, che io li vedo che trascurano un po' questa cosa. No, dicono, mettono il guantone e molti si portano dietro dei problemi legati alla calzata del guantone. Cosa succede? Come ben saprai, ti metti 16 once per allenarti, la mano dentro sta così. Quindi non è la stessa cosa, cioè non ti abitua all'impatto proprio sul pugno. Manca la forma dell'impatto, è totalmente diversa con guantone, per quello che io cucino non sono i guantoni. E ti capita caso poi... Caso il guantone lo devi stringere. E poi ti capita per strada che tiri magari... ti rompi la mano. Esatto. Prima cosa ti rompi la mano e dici, ma era un pugile. ho capito. Non dire fuori i pugni, per piacere. Ma parliamo. Era una cosa dei guantoni. Punto. Qualche sport facesse. Che si allenava con i guantoni in palestra. Perfetto. E tu dici, mio, ma se allena così tanto con questi guantoni in palestra, vuol dire che sarà fortissimo. La forma della mano chiusa cambia totalmente. Da quando io ho il guantone, l'impatto è questo. Perciò tecnicamente non arrivano le nocche. Sì. Quando è chiuso arrivano le nocche. Per quello chi è abituato a mani nude è più difficile, si tromba le mani. Oh, senpai, allora, una domanda che mi sorge spontanea per tanti ragazzi che si approcciano magari al mondo delle arti marziali, sport da combattimento. Come fa uno a farsi le domande giuste, no? Se il coach è competente oppure no? Nella maggior parte dei casi, come dicevamo anche prima, a telecamere spente, un ragazzo quando comincia una disciplina si affida totalmente al maestro. Quindi per uno che lo fa da 2-3 mesi, una disciplina non sa effettivamente se il suo maestro è la persona giusta e se gli sta dando le informazioni giuste. La cosa che ho pensato io è, può uno farsi delle domande? Cioè ci sono delle domande che si può fare per capire? Dando ossa a tutti, secondo me bisogna partire prima... Non presupposto, non è che tutti quelli che entrano in un dojo, in una palestra, sono agonisti che vogliono andare a vincere il Gallumbini o a Tokyo o l'Open, no. Perciò intanto partiamo che se entro in una palestra, in un dojo, la prima cosa vado a guardare se è pulita. La prima cosa! Intanto... Subito! Se già vedete tatami che puzzano, le storie, che la palestra da puzzare... Sono solo stronzate, solo gente che non ha voglia di rompersi il culo quando finisce il turno. Non è più rustico. È sgrassa. Ma stai scherzando? I funghi sono i funghi, cosi, champignon, gli altri quelli lì che ci fa il risotto, ma non i funghi addosso. Mamma mia, la sporcizia è solo gente che non sa il rispetto che si deve portare al luogo dove si dà il massimo, punto. Non me ne frega niente di chi non la pensa così. Chi non ha tempo se lo trova il tempo. Io stesso, i miei dojo, una volta ne avevo uno molto più grande, ora ho questo, ho la possibilità di farlo fare ad altri, Erwin lo sa, me lo pulisco sempre io. Sempre, disinfettato, pulito, perché è così. Quando facciamo Brazilian Jiu-Jitsu, il tatami, questo qui appeso al muro, ha fatto... 7-8 anni di Brazilian Jiu-Jitsu non ha mai puzzato un secondo, e ve lo possono dire quelli del Brazilian, dell'Iron Jiu-Jitsu. Perché? Perché l'igiene è la prima forma di rispetto, sia verso se stessi che verso gli altri. Idem
scusatemi, l'altro giorno sentivo che mi veniva a vomitare, le fasce, i guantoni, si pulisce tutto, si puliscono i paratibi. Io c'ho i paratibi dell'esame dal 2009, ci potete dormire, ma se così, ma che state scherzando, ragazzi, pulitevi, non vi fate dare consigli dagli zozzoni, puliti, profumati dentro il dojo in modo che tutti stanno bene e non vi spartite malattie cutanee l'uno con l'altro. Purtroppo in certe palestre questa roba manca un po'. Poi ritorniamo al discorso dei maestri competenti o maestri incompetenti, però cavolo, ecco qua ho un messaggio per tutti coloro che vanno a fare uno sport. Sì, ma tu ora fermati, mi stai facendo tanto. Ora mi stai facendo odiare dai pugili, da quelli del Krav Maga, ora da quelli che hanno le palestre sporche. Ma che giorno vero va a ammazzare a me? Hai voluto toccare te il discorso pulizia? No, io sono sereno, parlo con te. No, però questo è un messaggio che voglio fare io a tutti quelli che vanno a fare uno sport, che comunque sai che vai a sudare tanto. Ma che fa? Vai a sudare, ci vai a lasciare i polmoni dentro quella palestra, dentro quel dojo. Io non chiedo chissà che, senpai, non puoi farti tre docce al giorno o la doccia prima di andare a fare un allenamento? Ok, il deodorante, 2,50 euro. Allora, partiamo dal presupposto, te la puoi fare la doccia prima di andare ad allenarti? Io tante volte quando lavoravo... D'estate e facevo... mi capita, pure io quando... sono stato un ragazzino anch'io. Una volta parlavo con mio fratello che è più piccolo e mi fa, ma perché ti lavi prima di andare in palestra? Io gli dissi una frase che mi ricordo ancora, dissi, perché la palestra è il mio luogo. Okay. Perciò lo devo rispettare. E non solo, è anche una forma di rispetto verso gli altri. Verso gli altri che sono lì con te. Non posso tenere sporco, non posso essere sporco. Come mi presento? Perciò non è che ci abituiamo alla sporcizia, allora va bene perché ci siamo abituati. No, perché il giorno che entro io nel vostro dojo mi viene a vomitare, me ne devo andare. Perciò tanta gente non entrerà per questo. Serve il tempo. I ragazzi, finiamo il turno, mi danno una mano quando c'è bisogno, tante volte neanche glielo chiedo perché per me è un impegno nei confronti del mio dojo. Chi ha luoghi molto più grandi, posso capire, si farà aiutare, ma in ogni caso, ragazzi, non si può transigere dalla pulizia. Idem il ghi, idem, bisogna essere profumati, bisogna essere puliti al 100%. Tante volte, miei ragazzi, gli ho sempre detto, ragazzi, se avete problemi economici, io lo capisco e vi do una mano. Ve li compro io, i ghi, quando li avete, quando ve li regalo per compleanno, però 2, 3, metteteli da parte. Okay, che sì. Non posso usare un ghi per un mese chiuso nel borsone, ghi che puzza, guantoni che puzzano. E che cavolo, ma un po' di rispetto anche verso se stesso. Ma poi tu stesso che ti metti una cosa che puzza, ma come puoi avere la voglia di fare qualcosa bene? È vero. Già il primo passo è sbagliato. È vero. No, che poi io so a cosa ti riferisci te, hai tirato fuori sta cosa per il video che ho fatto io delle fasce. Sì, brava, mamma, però c'è gente che non sa, quelle fasce non puzzavano, no. Ragazzi, cioè non puzzavano. Dal video si sentiva. No, io c'ho una cosa, mia proprio, i miei guantoni, le mie fasce, tutto quanto, anche se le uso per 10 volte di fila, proprio non puzzano mai. Ogni fine allenamento io li metto fuori, slacciati, i guantoni, quindi non sanno mai di quella roba di chiuso. Certa gente, allora, basta, li dimentica dentro la borsa per 2 settimane. Ecco perché puzzano le cose. Ma poi c'è un altro discorso. Cosa costa comprarsi il Napisan? Finisci il turno, sono bagnati. Sì, poi li fai asciugare come ha detto lui. Oppure ti fai la doccia, giustamente mi rendo conto, non dovete sprecare acqua inutilmente. Però c'è il sapone, avete le fasce in mano. Basta, le piegate, le strizzate e poi ad asciugare. E così ogni doccia vi siete lavati anche le fasce. Io faccio così da una vita. Le fasce per la testa, tutto. Perché? Perché bisogna avere cura di se stessi e cura degli altri. Per lo stesso principio potremmo fare la doccia con i vestiti e col ghi. Così. E poi parlano male degli youtuber. Quindi, primo punto per riconoscere se un maestro è competente oppure no è comunque casa sua. Il suo dojo. Assolutamente. No, perché sembra una cazzata, però ora che hai toccato questo punto, cioè in base a quanto uno ci mette cura nelle cose personali che ha,
capisci anche quanto può mettere cura nelle cose degli altri. Assolutamente. Come ad esempio occuparti di te, atleta, che li stai pagando e ti stai affidando la tua carriera, comunque vuoi agonistica, vuoi amatore. Il tuo tempo ha un grandissimo valore, una cosa che ormai abbiamo perso e non comprendiamo. Noi valutiamo il nostro tempo come qualcosa, mamma mia, che vale milioni, del tempo degli altri vale zero. Invece è sbagliato, si crea una media e il tempo ha un grande, grande valore per tutti. Perciò anche chi va a praticare non deve fare perdere tempo a un istruttore. Perciò quando va lì deve andare con il cuore grato e la voglia di imparare e di praticare veramente. Anche da questo suo essere potrà capire se chi gli sta insegnando è valido. Perché? Perché chi sta insegnando se ne accorge quando un allievo ha il cuore grato e vuole imparare. E no, chiaro. Ci mette il cuore. Io quando vedo quei ragazzi che dico, cavolo, magari non ci riesce, però vedo anche questa sofferenza nel non riuscirci, non egoistica. E però non molla. E allora per noi, per chi insegna, è bellissimo. È una grande cosa. Sì. Questo potrebbe essere quindi un esercizio già... Questo non così, okay. Ho messo questa maniglia che è un po' più facile. Così, in modo che lo devi stringere, okay. Per evitare che ti cada, che okay. Scivoli. Sì. Io solitamente, oppure lo faccio con il rasta che è grosso, allora la presa diventa brutale, perciò la mano poi si stringe facilmente. E tu lavori in questo caso con il jab. Con il jab. Perciò stai in guardia e allora bam, bam. È difficile, è una... E non hai, se tu noti, quando allunghi tutto, non hai il peso che ti tira ad allungare così. No. Il però, lavoro però, verso il basso. Ce l'hai verso il basso. Cavolo. Questi muscoli qua esplodono e la presa esplode. Quando puoi tenere la guardia alta ti viene molto più facile. Ah, io lo sento già. Lo so. Stai dritto, come se stai combattendo, uguale. Boom, boom, boom. Senza allargare il gomito, ogni volta che apri il gomito qua entra tutto. Ma... di qua non riesco a c'è la spalla. si scavalchi. Ma guasci, ma giri, cambi il braccio. E quando è cambi il braccio? Vabbè, il destro è già più. Perché è più abituato. Non l'allargare quando esce, perché sennò invece lascia bam 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 e accelera lì bom, bom. Bom. Anche Jeb, io se dovessi tirare l'avviso te lo tirerei così che ti arrivo con la prima knock, bam. Non di chiudere tutte le spalle. Quando chiudi le spalle, si apre qua. Ah, è pure infortunato se poi riesci a farmi male. Solo col sinistro. Solo col sinistro. Bravo. Quindi spalle, devo sempre, fare attenzione. Sempre ordinato. Bam, 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 bam. In questo caso non ti fai male ai tendini perché non ti tira il pesetto in avanti. Ok. Che il pesetto quando esci, questo strappo fa malissimo. Perché lì non c'è più un controllo muscolare. È solo un peso che ti sta strappando l'articolazione e non va bene. Così non ce l'hai. E il lavoro di peso ce l'hai. Però è verso il basso che è quello che mi serve. Sempre guardare l'avversario. Non allargare quando arrivi alla fine. Bravo, usa l'anca ed esci. Boom, boom. Senti anche le mani perché sennò lui scende. Cavolo, sì. Quindi fai anche un po' di presa. Logico. Fai anche tanto. Quello poi se prendi proprio che lo leghi con il rasta ancora peggio perché è grosso. Oppure guarda.
Mentre invece andando avanti sul discorso, sempre prima ti ho fatto sempre telecamere spente, ti avevo chiesto questa cosa. Sì, perché cosa. Ne fai tranelli. Sì. E poi monta. Ti avevo chiesto, ho detto accendi la videocamera, questa la devono sentire tutti quanti. Yeah. Io prima ti ho detto una cosa. Ho fatto un video nel quale cercavo di dare delle linee guida alle persone che magari non lo praticano da tanto e quindi dargli, mettere a disposizione la mia esperienza per chiedere, per farsi le domande giuste se un coach è competente oppure no. E prima ti ho fatto l'esempio del se il coach mi dice devo andare a correre, io mi devo fare due domande. Io devo fargli semplicemente questa domanda qua. Gli chiedo perché devo andare a correre. Se mi dai una risposta giustificata, scientifica, allora io ti posso dire, quindi per me, io mi sentirei di dire questo per i ragazzi. Chiedete al vostro coach, perché devo mettere le fasce qua sopra? Cosa mi servono? Molti non lo sanno. Perché devo andare a correre per fare fiato? Perché devo andare... In base alla risposta che vi dà, vi fate un'idea se è istruito oppure no. Perché se no succede solo, il mio maestro mi ha detto così, così come il maestro del mio maestro ha detto questo. Io capisco il punto dove vuoi arrivare e sono uno che tendenzialmente è d'accordo con te, però devo anche calcolare una cosa. Tanti anni che mi alleno, tanti anni che studio, tanti anni che ragiono, tanti anni che sbaglio soprattutto e continuo a sbagliare continuamente. Logicamente io a me stesso dico è un cammino fatto di errori. Ciò non significa che correre non serve. Può servire a mille cose. No, se chiaro. Tu mi dici il perché. A me personalmente correre ti serve per combattere, io ti dico no. Ma lo sai perché ti dico no? Perché non trovo nessun movimento attinente nello spostamento del corpo durante la corsa allo spostamento del corpo durante il combattimento. Idem per la respirazione, idem per le contrazioni e decontrazioni muscolari, idem per i, diciamo, per i meccanismi cerebrali, perciò le valutazioni che tu vai a fare. Che succede? Io ho una corsa, ho una respirazione costante, quando arrivo al punto di fatica comincio a respirare un po' più affannosamente. Se sono un maratoneta ci vuole 70 km. Perciò tecnicamente tu se metti dei guantoni a un maratoneta e gli fai tenere bene la guardia chiusa, non dico manco che deve combattere, all'altro lo batte perché arriva al 12° round che si fuma le sigarette. Idem per un crossfitter a sto punto. Idem per un ballerino, perché sì. Questa domanda me la fece tantissimo tempo fa un karateka e mi fa senpai, lo scosciamento, le cose, io faccio la spaccata, io faccio qua, io faccio là. Io gli dissi una cosa, perdonami, cioè bellissimo e va bene e ci sta. Ma se fosse solo quello il karate o il fight, Bolle dovrebbe essere il campione del K1, il campione della cosa, della One, a Lumbini dovrebbero esserci le foto sue, più grande ballerino del mondo. No, perché il movimento deve essere finalizzato, il lavoro di preparazione al movimento, il ragionamento, il lavoro mentale per il movimento è finalizzato a quello che devo ottenere. Perché si chiama allenamento funzionale? Perché deve svolgersi in funzione di quello che devo fare. Chiaro. Allora ha un senso, perché se no l'equilibrista dovrebbe essere il miglior judoka al mondo. Non lo fai cadere mai. Lo prende un judoka e te lo fa girare 33 volte, perché il judoka lavora per fare cadere anche chi ha un buon equilibrio. Chiaro. Perciò, perché ha lavorato sempre per la funzionalità. Perciò, quando parliamo di correre, io non sto dicendo che potete fargli fare quello che volete. Quando ho analizzato anche la corsa, cosa ho fatto? Ho ragionato dal punto di vista degli angoli elastici a 45 gradi e ho sviluppato il movimento del fight dentro uno spazio quadrato. Okay. Allora il fiato, la lavorazione, la tecnica viene con gli spostamenti che fa un fighter in caso di combattimento, con una trazione verso il basso che non è però verso terra, è angolata, un certo angolo che ho trovato il migliore che ci sia, e lì vedevo che c'era un miglioramento. Cioè, sta roba non ha senso, a me non verrebbe mai da crearmi delle attrezzature così dal... lo so, però a me piace risolvere i vuoti che trovo nell'allenamento.
Che spettacolo. Cosa mi stai preparando là? No, ti faccio vedere come cambia lo stesso esercizio in base alla presa che vai a usare. Ok. Questi sono quelli che avevo regalato pure ad Alessio Saccaro. La stessa cosa. Là. Ma è gigante sta roba. Ma lo devi tenere. Ma e questo è, però non è controproducente sta a roba, sai? Perché non riesci pesante. A chiudere. Ti sembra che non chiudi. No, ora, ora ti fai 30 secondi con questo e poi chiudi il polso, la mano, e me lo dici. La mano ti si chiude 3 cm prima. Il pugno ti diventa enorme. Vado. E non è cambiato il peso. Quando poi c'ho il guantone, con questo qua che devo tenerlo forte, il guantone lo chiudo. Quando chiudo il guantone è duro. Ma se già perché tu non puoi permetterti di non tenerlo stretto. No, logico. Cioè non è come il guantone che rimane già lì, no, calza. Invece tu ti abitui a lavorare con qualcosa da stringere, in modo che il guantone poi quando metti dentro lo chiudi e allora diventa duro, anche il guantone ti aiuta. A mani nude la mano si chiude già un centimetro prima ed è dura come l'acciaio. Col jab c'ho una carenza di forza nella presa del sinistro. E così si migliorano le prese allenandole. Anche perché io mi rendo conto, usando da tanto guantoni grossi, la mano stando così quando tiro il jab. Ma non è il pugno corretto. Il pugno corretto, infatti, io penso sempre che si debba allenare, non dico a mani nude, o perlomeno con guanti che dentro te lo lasciano chiudere tutto. Poi non conosco il pugilato, perciò magari sto dentro stronzato. Scapole chiuse, chiuse. Prova a chiudere la destra tutta. Lo senti che chiude prima? Perché tutti i muscoli sono gonfi. Vero. E logicamente quel pugno lì in un colpo pesa 10 kg in più. Cavolo, è vero, cavolo. È tremenda sta roba. È terribile e non hai i pesetti in mano. Senti le mani che sono più dure già. Vero. Perché i muscoli sono più gonfi. Non è che è cambiata la situazione della mano. Niente, è soltanto vero, che è come quando fai bicipiti, dopo 10 ce l'hai bello gonfio così. Se li abitui, prende volume. Una volta che prende volume, quando lo chiudo diventa dura. Però vediate, ti ho fatto questa domanda e mi hai dato una risposta esaustiva da persona competente. Perché ci ho ragionato tante volte. Non mi hai detto semplicemente, quindi ci sta a fare la domanda, porsi la domanda giusta quando qualcuno ti sta allenando e stai dedicando i tuoi soldi e il tuo tempo per quella persona lì, no? Perché a me non sta bene oramai, perché comunque sono arrivato anche dopo 13 anni che mi alleno e avendo avuto la fortuna di girare con tante persone, con Saccaro, con te, cioè, con tanti altri, con Petrosian, con tanti. Ad esempio Alessio corre. È una cosa che gli piace a lui. Allora, un attimo, scusate. Allora, siccome io sono un pazzo e ho tanto tempo per pensare, c'è una parte di noi che riesce a fare diventare utile qualcosa che realmente non lo è. Si chiama effetto placebo. Ok. Se io mi preparo a qualcosa e sono totalmente sicuro che mi aiuterà e ho le basi, logicamente, per fare qualcosa mi serve. A livello mentale. Perché però. Il tuo cervello lo elabora in maniera che torni utile a quello che poi andrai a fare. Ma è complicatissimo. Sì. Cioè, un ragazzo che comincia, non. Lo devi mettere su un canale intanto semplice, dove gli dici che tu lo fai con la volontà o senza volontà, sto movimento lo andrai a fare. Che tu lo fai con la volontà o senza volontà, i pugni così li devi tenere. Perciò aiutiamoli, non certo. Cerchiamo. Che magari un giovane che arriva al dojo con tanta volontà o in una palestra debba farsi 30 km sperando come il fiato, poi appena sale sul ring al primo round, al secondo già non respira neanche, dici ma come, se vai, ho fatto 30 km, lo so, ma non è che devi fare la maratona a New York.
Purtroppo quello è il problema. Io lo notavo che facevo tipo 3 giorni a settimana, facevo quei 16 km di corsa. Poi salivo sul ring, sempre 2 round facevo. Sembra una gestione sbagliata di tutto il fiato, tutto quanto. Però per tornare al discorso di prima, la cosa che dicevo io era: io non accetto più, dopo tutti questi anni di allenamento, che vado da un coach e gli chiedo perché devo tirare il calcio così, e tu mi dici perché si tira così. No, no, non l'accetto, cioè io non l'accetto più, cavolo. Oppure perché devo fare la corda, e tu mi dici la corda fai il fiato e fai questo e fai quell'altro. Allora, io ti dico: ma perché? Ci sono due risposte, una bella cattiva. Tecnica e una cattiva. Gli allievi scassa minchia, ma vattene a fanculo, capito? Cioè, ma rotto i coglioni. Scusatemi il termine, poi lo taglierete. Perciò mi hai dato fastidio, ecco, usiamo un termine più. Una domanda per tutto diventa anche molto stressante. Sì, no, è sono qua, quello. Ti sto dicendo di farlo, logicamente, però lì ha ragione Erwin. Devo saperlo almeno io perché lo stai facendo. Quello che dico, ecco, quello è normale. Io tipo tante volte ai ragazzi spiego gli angoli, spiego quello, ma gli spiego perché se dovesse avvenire questo ti trovi lì, ti trovi qua, il piede si trova lì, il pugno si trova qua. Può capitare, perciò il tuo cervello sa che sta facendo quel movimento nel momento in cui magari accadrà quel fatto. Che poi riesca, quello è un altro discorso, perché sennò saremmo tutti campioni del mondo, invece sono sempre pochissimi quelli veri. Poi ci sono quelli del rione, è un altro discorso. La verità sì, devi sapere assolutamente perché fai fare qualcosa, se no non gliela fare. No, chiaro. Perché arrivi tu preparato e tu dici: ma perché io devo fare questo? E io non so il motivo, significa soltanto che c'è pure il rischio che abbia studiato solo online. Non è che c'è il rischio, c'è molto rischio che succeda. E tanti neanche questo. Invece tutti quei lavori col kettlebell di resistenza, tutte queste robe qua, servono qualcosa? Kettlebell io sì, utilità. Sì, no, tutto serve. Lo prendo io, presupposto. Lo prendo io così non ti fai male. Vieni. Oh, quello per me lo faccio e ti ammazzo perché no, se sono qualche. No, però tutti questi lavori qua, tipo da fare in isometria. Io questi li faccio tenendolo così. Ok, adesso va. Che vai a lavorare proprio sul polso? Sulla chiusura così. Ok. Così sì, ti aiuta tanto, però più che altro è brachiale. Ok. Lavori l'avambraccio, ma lavori questa fascia. Ok. Invece qua lavori proprio la chiusura. Perciò quando finisco questo, la mano chiude d'acciaio, anche perché quando io lo porto qua, lui gira, da qua non gira. Sai che l'ho mai provato? Occhio di 10 kg. Prova, vedi se ci riesci. Bravo. Tienilo proprio parallelo. Devi fare bicipiti. Da qua vai. Ok. E lo tieni parallelo. Di più parallelo. E guardi che sta scendendo. Lo so. Forse 10 kg è un po' too much. Sì, forse un po' tanto. Non lo devi lasciare. Sì. Sei tu che comandi. Vedi? Ok. Perché se faccio già così lavora un quarto. Claro. Tecnicamente pensa quasi che lo devo guardare così. Se è così non va bene. Ci va proprio la così. Stretta del. Oh, no. Sì, è perché devi stringerlo. Se no la perdi l'efficacia del kettlebell, troppo angolato ancora. Però va bene, non l'hai mai fatto. Non esageriamo. Lore! Facci vedere come si fa. Se lo mangia. Voglio vederti se ce la fai. O se solo lui. Ci fa le polpette lui. No, io ti voglio qua. Abbiamo, raga. Ci fa la pizza. Abbiamo uno palestrato grosso. Per cosa? Il lavoro è questo qua. Tirare su questo peso in maniera. In maniera parallelo. Aspetta. In maniera parallela. Sto cazzo. Guarda che scivola. Fammi vedere bene perché. Dai. No. Guarda che. Non ci. Ma vedi che non sono io il problema. Lore. Tagliagli l'altro braccio. Come cazzo? Ma mi spieghi com'è possibile, scientificamente, com'è possibile questa cosa? Bastardi, sono malato. Cioè tu hai più muscoli di lui. Mannaggia. Un altro lavoro bello
Ma tutti questi minchia di consigli, perché io li devo dare a tutti? Mi sono rotto il cazzo. Li devi dare a tutti. Infatti, va, andava già bene. Ando a piangere. La cosa era, tu alleni me, non è... Tu stai spiegando troppa roba per il pubblico. Prendi il kettlebell da 4. Ok. E lo prendi così. Così mi sento uno, però veramente due, schifo. Così. E ti cominci a fare il tuo. Fai 10. 10. 10. 10. Sempre però il kettlebell devo guardare a terra. Ok. Perché in questo caso alleni questi muscoli. Ok. E andaci, vai. Porca miseria. Quindi facevi così, no, tenevi... Wow, mamma mia. Ti è mai capitato di parlare con maestri, magari della tua disciplina o di altri sport da combattimento, e vedere proprio che hanno un limite, sì, su questa? Come li affronti in quel caso? Cioè, no. A me è capitato di fare questi ragionamenti dopo che ho sviluppato la mia coscienza, avendo parlato con tante persone che reputo valide di risposta, cioè di risposte degne per quanto riguarda preparazione negli sport da combattimento, e poi ne parlo con altre persone che mi dicono no, perché così, perché cos'ha, e vedo che proprio non c'è modo neanche di fargli aprire il cervello. Cioè, tu come l'affronti? C'è un discorso, però. Intanto non siamo noi portatori di luce, che magari quelli che ora stanno dicendo stronzate siamo noi due, no? No, però intanto... La scienza non lo dice, però è anche giusto dire... La scienza è comunque scienza. Ci sono scienza, stati fior di pugili che realmente si sono preparati con queste cose che noi reputiamo stronzate. Ci sono stati fior di lottatori che realmente sono preparati in maniera strana. Però lì si tratta di... Sì, ecco. Uno su quanti. Bravissimo. Di Tyson non ne nascono. Bravissimo. Ogni giorno. Poi c'è un discorso, la preparazione al movimento è obbligatoria. Quando tu affronti il quello che dice si fa così e non te lo sa spiegare, è inutile pure ragionare. Perché che succede? Che lui vorrà importi il suo così, ma non avrà gli argomenti e si innervosirà. Tu nella testa dirai, ma chi sei coglione, capito? Ed è brutto, perché non è giusto. Tanto vale che uno dice, guarda, perfetto. Tu fai così. Fai col contento tu, contento i tuoi ragazzi, e siamo a posto così. Poi logicamente ti arriva il fiore di ciliegio, il ragazzo speciale che ha mani di pietra, tibie di pietra, che diventa testa, bravo anche se diventa bravo fare... pure se gli fai fare hip hop modificato. Hip hop modificato. Questo non l'ho mai sentito. Hip hop modificato. Capito? Ora che ci fai? La break dance potrebbe essere una capoeira. La break quando devi, una capoeira, una sorta quando di devi capoeira. Schivare. Comunque tutte minchiate, bello ridere, bello divertirsi. Io parto da un presupposto: non puoi insegnare quello che non sai, non devi insegnare quello che non sai. Possibilmente se insegni qualcosa che ha a che fare con il movimento devi capire perché si ci muove, devi capire perlomeno che muscoli si utilizzano, capire in che movimento quei muscoli mi serviranno per possibilmente allenare anche le fasi, le risposte neurali, cosa che vedo fare pochissimo in Italia, tranne la solita cosa della pallina che te la tirano e tu ti sposti a destra e a sinistra. Ma se guardate i preparatori di determinate discipline, anche non fight, statunitensi, inglesi e tutto, c'è un poi mondo. Voglio dire un'altra cosa, senpai, che quando non sai una cosa, la cosa, cioè la cosa che è anche più semplice da fare, prendi un cazzo di libro. Cioè, di libri ce ne sono. Non dico che devi per forza leggerti gli articoli online che possono essere, ci sono libri ufficiali, scientifici, scritti comunque. Se vuoi entrare in questo mondo e fare delle cose fatte per bene, un libro ti costa 15 euro, leggi. Se c'è, la formazione è obbligatoria, ma deve essere continua. Il problema è un altro. Ok, io sono convinto che fare così nel pavimento è una cosa che funziona. Tanto cerco che trovo un altro come me, siamo gli unici due in tutto il mondo, ci diamo ragione a vicenda. Quando parliamo dirò, l'ha detto anche Senpai Luigi, io dirò, me l'ha detto anche Senpai quello che batte a terra, e ci siamo riembiti della nostra vanagloria. No, io devo andare a trovare quelli che dicono il contrario di quello che dico io. Ok. Perciò andare a studiare, perché il giorno che sbaglio mi rendo conto che sto facendo qualcosa di sbagliato, io mi devo interrompere.
Per quello tanti ragazzi oggi mi chiedono, per merito e per colpa dei video, il condizionamento, stop. Condizionamento non si fa, punto, non lo fate. Se lo dovete fare, dovete avere una cura massima di quello che fate, dovete studiare assolutamente le funzioni delle articolazioni della mano, averne il rispetto. Non utilizzare niente di rigido, niente, non dovete pensare dopo due giorni di rompere noci di cocco, mattoni, non dovete assolutamente pensare, deve essere un desiderio per avere delle mani più forti in caso di combattimento Kyokushin, che siamo senza guantoni o chiuso il guantino, delle mani più dure, una preparazione, non deve essere finalizzato a scassarsi le articolazioni, perché se no non ne parlo più. E questo perché l'abbiamo detto anche nel video. Ma lo dobbiamo ripetere. Che la mazza da baseball non è che ti alleni un giorno e poi rompi la mazza da baseball. No. Il video interattivo comunque è una cosa. Il condizionamento vero e proprio devi farlo con cognizione di causa, a poco, ma poco, molto piano, perché può essere deleterio. Lo prendi con un dito e te lo lanci nell'altro e poi cambi dito. Lo prendi con questo, poi con questo, un dito per volta, poi con questo e poi risali. Magari un po' pesante. Toglielo qualche chilo. Uno e uno, due e due, tre e tre, quattro. Stiamo arrivando agli sgoccioli. Mignolo, certo, forse così. Quanto pesa tutto sto coso? Sono un chilo a testa, uno, no? 2, 3, 4, 5, 6 kg, 6 kg e mezzo. Ma prima l'hai fatto fare con 4 kg il kettlebell, ora vuoi fare con un dito, vuoi che ti faccio? No, vabbè, in questo caso tu te lo devi solo lanciare, perciò sì. Sta lì lui, capito? Poi lo casco, scusate, questo non riesco a farlo. E te lo passi, boom 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 boom, e le mani diventano belle. Due per volta ancora? No, sì, certo, poi lo puoi fare anche a due primi tre, prime volte. E sempre, ma tutti quanti mi chiedono sto benedetto rasto. E stiamo finendo i test. Però usciranno prima o poi, giusto? Sì, quindi usciranno. In vendita? Già il rasto è definitivo, ora sto finendo, perché voglio fare una sacca adatta per sostituire anche le Bulgarian, tutto, in modo che uno che compra il rasta piano piano, se ne accumula 30 kg può usare anche tutti i 30 kg insieme. Ma mi spieghi come ti è venuto sto nome? Rasta? Perché pensavo alle trecce dei rasta, siccome lavoravo in dei locali dove facevano musica afro, c'erano il rasta e mi piacevano. E ho detto, sai che c'è, è uguale, hai preso spunto dalla... Eppure bello, sai per cosa? L'altro giorno lo provavamo per lo infili dentro il bilanciere, sì? E ti fai le prese per il bilanciere pure. È ottimo come presa pure. Se tu devi allenarti, ti faccio un esempio anche ora, guarda, tipo sempre per fare il discorso della presa, puoi anche fare questo, bam, 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 però quando lo prendi lo devi stringere forte, certo. Guarda, da dentro l'anello, sempre la coda verso fuori, bravo, e lo lanci proprio, più onda gli fai fare, più effetto avrà di massa, bravo. E questa differenza del kettlebell? Non c'hai paura di spaccare. Se ti cade non bestemmi in cecoslovacco. Non c'è il senpai Luigi che ti cerca dopo per menarti. Che gli hai spaccato il parquet non nel niente. Dojo. Anche perché kettlebell anche cadono sul tatami lo rompono. Questo fino a 30 kg abbiamo fatto cadere. Mamma mia. Senti le mani. Spettacolo, sì. Questo dici che è molto utile per il... La voglia. Questo per qua allenarti. Poi anche... Queste torsioni. Spettacolo, anche perché è bello grosso. È fatto apposta. È proprio spesso. Cioè, tu l'hai alzato sta cosa. Lore! Cioè, non va bene qua. C'è il senpai che poverino, c'ha un'anca andata. C'ha la spalla andata. E con l'altro braccio mi alza tutte queste cazzo di robe. Che sinistro è quello debole. Ma sai cosa ci alleniamo a fare noi? Un altro esercizio bello, sempre con il rasta, scusatemi, sempre per il braccio. Tutto mi hai demoralizzato talmente tanto. Bam, 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 capito? Lo passi da mano a mano, mano a mano. Da una parte all'altra. Senza lanciarlo. Lo stacco, lo stacco, lo stacco, lo stacco. Lui sta fermo.
Bravo. Ah, spettacolo questo. E lì le mani diventano belle. Porca miseria. Belle dure. Vabbè, direi che quando uscirà il Rasta, se volete potenziare le mani, le braccia, ma per tirare dei cazzottoni più forti, perché non avrete mai visto dei cazzotti così, il Rasta appena esce, ragazzi. Quindi scrivete sotto nei commenti, dai Senpai Luigi, fallo uscire. Cosa facciamo uscire sto Rasta prima o poi? Le cose bene. Siccome mi rendo conto che tanti ragazzi che mi scrivono hanno un desiderio enorme, però non hanno chi li segue. Perché c'è questo fascino, però. Lo so. C'è questo fascino. Oramai c'è il web, TikTok, Instagram, YouTube. E vedi, tutto sembra facile. Tutti sti ragazzini che molte volte non sono maestri di 45 anni, quindi che dici hanno una preparazione di 30 anni, magari come il tuo caso, di condizionamento. Ma ragazzi di 20 anni che sfondano i cosi, i pali in metallo. Ma la maggior parte, allora, ok, non voglio sminuire nessuno. Vi faccio un esempio stupido. Esiste il ferro dolce, tu lo sapevi? No. Ok, esiste il ferro dolce è morbido. Perciò se io sono quello che vuole fare le visualizzazioni, capito? Io non sono Senpai Luigi che è onesto, poi decidete voi. Sono quello che vuole fare solo due cose. Mi faccio fare il palo di ferro dolce. Metto Erwin che me lo tiene. Comincio, prima faccio finta di dargli colpi, faccio capire che sto soffrendo, poi a un certo punto lo piego. Voi avrete visto un uomo che ha piegato un palo cartellonistico. Non è vero, è ferro dolce. Perciò studiate, non fidatevi delle immagini, e quando un'immagine può essere deleteria per... Se la volete copiare, non la fate, perché molto probabilmente è falsa. Anche perché io ora ti ho fatto l'esempio dei social, però è proprio nella cultura cinematografica delle discipline marziali che sono sempre state proiettate con questo fine, no? Okay. Cioè, hanno sempre, da sempre, assolutamente, per sempre, Karate Kid e tutte queste robe, assolutamente, che spaccavano con assolutamente il mattonello, assolutamente, tutto quanto. Giusto, vero. Quindi prima del social c'erano già i film, okay, che facevano. Hai mai visto qualcuno che facesse Tameshivari anche nei film, cose che abbia 16-17 anni? Ah, no, vabbè, no, quello no. Ti sei spiegato inconsciamente, ti sei dato una risposta da solo. Il maestro solitamente minimo aveva 40 anni. Sì. Cintura nera consumata. Sì. L'immagine già ti ha dato una risposta, ma noi la guardiamo l'immagine? No. Vabbè, ora che ci penso c'era Tong Po. Non era però un ragazzino Tong Po. Oddio, avrà avuto una trentina d'anni, ce l'aveva a quei tempi. Dice che già ce li aveva. Penso sì, perché è bello bestione. Quando ha fatto, quando dava i colpi kickboxer, nel kickboxer. Sì, quando dava i colpi nella pilastro. Per colpa sua, anche per colpa sua. Piegava tutto quanto. Bravo. E da lì è uscito il mito di kickboxer, c'è le tibie che sfondano. Anche per colpa sua. Ora in questo inframezzo stupidino che abbiamo fatto c'è una cosa seria. Può capitare che vedrete dei karateka di altissimo livello, dei lottatori di Letvai e gente pratica fare, ad esempio, quello che tante volte faccio vedere io sul duro, 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 duro. Perciò sopra i muri, cose, tutto. Okay. Intanto lo fanno molto lentamente, tutto. Stop. Sanno cosa stanno facendo, sanno fino a che forza deve arrivare, stanno facendo un lavoro specifico per la parte alta. Perciò proprio per... diciamo qui, non lo fate, perché voi appena glielo date 10 volte più forte, leggermente, poi avete una tibia infiammata minimo per 2 mesi. Ok, perciò quello pratico, se io mi metto a un muro e mi vedete fare queste cose, lo so che sto facendo io e non sono nessuno. I campioni lo sanno che stanno facendo. Chiaro. Voi pensate che sta dando tibia? No, sta facendo un altro tipo di lavoro. Ok, ed è per quello che dico molte volte. Io la proietto questa cosa anche negli sport da combattimento, come il pugilato, che dicono, ma Mayweather guarda come tira i colpi, che dico, tu non sai cosa sta facendo, se sta facendo velocità, se sta facendo resistenza, se sta facendo forza o se sta semplicemente cazzeggiando al sacco. Ci non sono lo determinati sai. Fenomeni non che sai. Possono fare quello che vogliono, sì. Dobbiamo renderci conto di allora, io l'ho detto già in altre volte, non dobbiamo usare mai per esempio il fenomeno. Il fenomeno non è un esempio, l'operaio è un esempio.
Chiaro. Noi dobbiamo sognare di diventare operai, perché anche il fenomeno si rompe il culo come un operaio, però ha quelle doti particolari. Che io già vedo, lo rende bravo, io vedevo le karateka di Kyokushin che a questa distanza bam, giravano, atterravano, bam, entravano con il pugno, che era Mawashi, di nuovo capriolo. Dici, ma come minchia può essere? Cioè, io solo a guardarlo mi viene da vomitare. Però loro lo fanno, punto. Chiaro. Ma non è che lo riescono a fare tutti. Perciò non guardate il fenomeno è bello da guardare, ma è difficilissimo da analizzare. E da replicare. Da replicare, lasciare replicare. Perdere proprio, perché nasce. Però al di là del fenomeno, eccetera, ora, se tu magari stai facendo un allenamento al sacco e io ti sto facendo un video, okay. Io magari sono qua e so su certo, cosa stai lavorando. Giusto. Chi vede il video dice... Non sa di che cosa stiamo trattando. Cosa sta allenando? Ah, il senpai Luigi si allena così per combattere. Magari no, sto facendo lì un altro esercizio, un'altra cosa. Sto tirando i pugni al sacco, i calci. Tante volte si fa respirazione al sacco, no? Sì, può essere anche quello. Respirazione, quando io tipo ad esempio tipo tante volte al sacco, che non amo, uso pochissimo... Questo ne hai solo tipo 5 di sacchi. Ma sono buttati lì, me li hanno regalati, ce l'ho sempre avuti. Però non, nel vecchio dojo io li usavo come ostacoli più che per... Lavoravo tanto a sacco e la contrazione addominale e la respirazione. Ok. E soprattutto la rotazione sull'avversario. Ok, sì. E basta, più che la per potenza... Per girare attorno e cominciare a lavorare la potenza altri. Vera e propria, proprio... Controllare, avere la mente serena e riuscire a stare con gli addominali, la postura, ruotare, chiaro. Capire dove sono i piedi, usare il sacco per avere un punto, in questo caso io lo uso scorrevole e che ruota, proprio per questo, per avere qualcosa e muovermi. Quello lo uso tanto per la spinta, ad esempio. Quindi questo è scorrevole, senpai? Sì, là. Lì. Ah, mi ricorda tanto, l'hai visto il film Never Back Down? Ah, sì. Quando tira il calcio e più lo fa andare in co... Quello è copiato dai sacchi che si vedono nel vecchissimo video dove Sean Francisco Filo si preparava per l'Open insieme a Sensei Sobe. Sean Sobe in Brasile. Che spettacolo. Che bravo, calciava il sacco, camminava calcio, di qua esatto, e di là. E da lì la forma, e da lì la frase fallo camminare. E poi... Fallo camminare. C'è l'altra leggenda quando lo buca... Sean. Ah sì. E come la vedi questa cosa qua? I due diversi tipi di impatto. Uno fa male, l'altro no. Quello di spinta non fa male? Ti spinge. Però senti un qualcosa che ti tra... Anche una roccia. È normale, qua stiamo parlando minchia di gente che combatte, non che raccoglie mimose per la festa delle donne. Quello dico, cioè, però se ti arriva un calcione di quelli che... Stiamo parlando di gente che combatte. Perciò se a me, io sono in categoria più 90, ho di fronte un più 90, sì. Che logicamente se mi dà un colpo per spingermi, spinge un altro preparato, che se mi spinge non me ne frega niente. Sì. Se logicamente va da uno non preparato, magari gli rompe pure un braccio, già con la spinta. Chiaro. Se invece il più 90, pam, entra, da io sono KO. Esplosivo, sì. Oltretutto c'è un altro discorso, sui colpi a spinta, che hanno un senso in alcune situazioni di combattimento, ma è molto difficile utilizzarli seriamente, la fatica è per 100 volte. Ah, ok. Capito? Il colpo da KO è un colpo dove dovete ipotizzare proprio bam, il cobra bam, che va a colpire e torna indietro, perciò non ha uno spreco di energie. Il colpo di spinta invece è proprio la mia massa portata per lungo sopra la gamba che va a spingere. Sì, spinge tanto, però è una spinta, non è uno sfonda, non entra. Invece l'ultima domanda, sempre che ti volevo chiedere, ma ti è mai capitato, ora stavamo parlando dei vecchi maestri, quindi maestri con i quali ti sei confrontato, sì. Magari maestri intendo come preparatori, coach, eccetera, ti sei, in seguito a queste magari discussioni o diverbi, hai mai rivalutato delle cose che magari pensavi anche in passato te? Che dici, cazzo, effettivamente forse quella roba che pensavo di allenarmi in quel modo là, forse era sbagliato. Cioè, hai avuto qualche rivalutazione dei tuoi allenamenti passati? Vi ho detto prima, io non sono bravo, io vengo dai miei errori. Ok. Punto. Però quando faccio un errore mi fermo. Se vedo che preparavo gli agonisti e andavano a correre, fiato zero come prima, e vabbè corri di più, niente, fai gli scatti, niente, corri tutto il giorno, un giorno facendo gli scatti a freddo si fecero pure male,
perché determinati lavori sono veramente pericolosi. Cazzo. Minchia, faccio, ma non può essere questa cosa. E in più, valore aggiunto zero. Chiaro. Ragioniamo in un altro modo, fino a creare, un esempio, il Rasta, un lavoro dove tu sposti masse, sì, masse imponenti, perché qua sono 100 kg, altri 60 cm rendono 200. Boom, lo chiudi, respiri, ti muovi, Quando gli dicevo cervello calmo, loro avevano il cuore e i muscoli abituati a muoversi con 100 kg. Chiaro. Quindi allora avevano fiato. E i miei tante volte vincevano, ci sono dei video su YouTube, non vi dico dove sono, perché poi ci sono quelli che dicono che non abbiamo mai combattuto. Li cercherò io per voi. Vabbè, tu qualcuno l'hai pubblicato. Ci penso io a trovarli. Comunque, qualcuno li ha visti, i miei tante volte vincevano alla terza. Pari, bam! I miei acceleravano, perché? Perché erano abituati, ma non alla corsa, io non ho mai corso. Perché non, il ritmo del Kyokushin è ossessivo, perciò che cazzo li faccio correre a fare? Sto perdendo solo tempo di tecnica, di potenziamento rasta, di lavoro di respirazione, di concentrazione, perché devono correre. Quanto e carne a fa maratona. Vero. C'è un discorso, io ragiono sempre come uno che al dojo a Kyokushin gli dà la vita. Un altro magari giustamente dice, intanto io mezz'ora di lezione me la sono sbambata. Sì. Faccio fare un po' di corda, un po' di corsetta. Poi jab, due tecniche, che da mawashi. E via. E finiamo fatta giornata. Sempre io rispetto per tutto, ognuno può fare quello che vuole, io sono il più minchione di tutti. Partiamo da questo presupposto, anche se devo dire vi ringrazio, vedo che capite il senso di quello che voglio dire, anche se magari sono un po' volgare, però il senso, sapete, pulito. Ed è tanto di rispetto. Oramai ti conoscono, sì, non c'è neanche più da specificare determinate cose. Non ce la saprei a non essere naturale, perciò il giorno che dovrò essere non naturale lo mando a fanculo. Spettacolo, senpai.